quella sede, per avere sempre un filo diretto con gli altri partiti e con la stampa. Il segretario di Stato è il nostro biglietto da visita e credo che in questo abbiamo fatto un'ottima scelta. Matteo rappresenta il cambiamento generazionale e di metodo rispetto alla scorsa legislatura. Tutta la popolazione e le forze politiche, anche i più acerrimi nemici, hanno lodato questa scelta. Un primo importante passo che ha dimostrato quanto la sconfitta si faccia andare a testa alta, rimarcando sempre più la coerenza che ci contraddistingue e riportandoci subito al centro del dibattito politico. Questo comporta anche una notevole pressione e aspettative nei confronti del suo operato e sarà nostro obiettivo aiutarlo per quanto possibile ad alleggerire questo carico. Chi è in consiglio deve sostenere la linea politica e l'integrità culturale del movimento, senza esitare di porsi in contrasto con la maggioranza. Facciamo sentire la nostra voce il più possibile. L'avvio di legislatura ha già dato i primi frutti. I consiglieri di AP hanno già sottolineato alcune posizioni fuori dal coro e dobbiamo continuare su questa strada. Esercitiamo sempre più il nostro ruolo di spina del fianco all'interno della maggioranza, distinguiamoci con le parole e con i fatti. Anche io, come ho detto ad altri in particolare, come hanno detto altri in particolare Antonella, credo che il futuro di AP sta nel creare un nuovo soggetto politico, capace di coinvolgere in modo trasversale le persone che vogliono fare buona politica, al di là del colore, proprio come dice lo slogan del nostro congresso, fare buona politica. Ma dobbiamo essere consapevoli che questo non sarà un percorso facile. Non è una novità il nostro cortesamento noi sammarinesi, nella scorsa legislatura e anche ad altri consiglieri singoli, e dobbiamo cercare di avvicinare per procurare una nuova realtà. Forse i tempi non erano ancora maturi, ma noi con la lungimiranza che ci contraddistingue abbiamo precorso i tempi. Forse i tempi matureranno durante questa legislatura e dobbiamo essere capaci di creare una rete di legami con chi riteniamo all'altezza di condividere i nostri ideali di buon governo e di legalità dell'azione politica. Questo è quello che i cittadini, degni di essere chiamati tali, vogliono, e il consenso ottenuto dai nuovi movimenti civici lo ha dimostrato. Solo in questo modo potremo contrastare scenari allarmanti già preannunciati dalla catastrofe elettorale italiana. Un'entità nuova, trasversale di buon governo, questo è a mio avviso l'obiettivo per il futuro di AP. Concludo ringraziando Stefano per il suo lavoro e il suo intervento di ieri sera. Mario per la sua interminabile pazienza nell'ascoltare tutti gli aderenti e per l'instancabile lavoro fatto per l'Alleanza Popolare. Anche se non sarà più il Presidente, rimarrà un punto di riferimento per tutti. Tutti i consiglieri della scorsa legislatura per il prezioso lavoro svolto e quelli nuovi che dai banchi del Consiglio hanno già fatto sentire la loro voce, prendendo posizioni ben definite e a volte le dovute distanze su problematiche importanti. Ringrazio infine Antonella e Valeria per le importanti riforme e accordi raggiunti e per l'esempio dato a tutti di buon governo. E per tutti intendo non solo i cittadini, che a quanto pare non se ne sono accorti, miope di fronte al massacro mediatico subito, ma anche gli altri esponenti politici e di governo. Dove c'è AP non si scherza, siamo scomodi e certe cose non ci piacciono. Non ci piacciono e basta. Ringrazio Nicola per il suo instancabile lavoro, per cui si è contraddistinto negli ultimi tempi, di tessitura di nuovi rapporti dentro e fuori AP e AG. E ringrazio anche i nuovi coordinatori di AG, gli auguro un ottimo lavoro e hanno già iniziato a farlo. Ringrazio infine Matteo, il mio capo, che ha risposto in me grande fiducia, chiedendomi appena definiti gli incarichi di governo di far parte del suo staff. E allo stesso modo la direzione del movimento che ha appoggiato questa scelta. Vi cambierò questa fiducia con tutta la dedizione, l'impegno e la capacità che ho e che posso mettere in campo affinché, ancora una volta, il buon governo e questa volta del territorio possa dare i frutti che da oltre 20 anni AP si aspetta in questo settore. Grazie Silvia, Tito. Bene, alcune considerazioni, non intervento
campo e organico, ma alcuni spunti di riflessione. In fondo ci ho pensato, mi dispiaceva non dire proprio niente, insomma, se mi sembrava doveroso. Io questo dovere lo sento, di partecipazione, di essere presente, di esprimere delle opinioni, anche se magari non sempre sono condivise. Ecco, questa volta avrei potuto astenermi anche per un motivo supplementare, perché ho condiviso pienamente la relazione di Stefano. Devo dire che ero un po' prevenuto, scusami Stefano, ma non ho condiviso alcune tue dichiarazioni in campagna, ma altre che ho apprezzate in campagna elettorale o anche recentemente. Quindi un certo atteggiamento prevenuto c'era, ti devo fare i complimenti perché hai fatto un intervento chiaro, preciso, hai definito uno scenario nel quale pienamente mi riconosco, una linea di condotta che è la linea di Alleanza Popolare. Oggi dal dibattito è stato confermato quanto tu ieri hai delineato, quindi credo che tu ieri sera veramente abbia rappresentato l'intero movimento nelle analisi e nella prefigurazione degli scenari e dei comportamenti ai quali ci dovremo attenere. Un altro intervento che oggi ho particolarmente apprezzato, lo devo dire, è quello di Matteo Fiorini. Non è stata una sorpresa, è stata assolutamente una conferma, ma anche Matteo è stato assolutamente chiaro, con delle proposte suggestive forti che ci hanno assolutamente coinvolto e che ci hanno convinto ancora dell'esigenza, della necessità di continuare a lavorare insieme a lui per questo nostro paese. Ed essendogli vicini, io credo che tutti noi dobbiamo essere vicini nel difficile compito che ha assunto. Allora, ricordo un autorevole esponente di Alleanza Popolare che 5 anni fa ci propose di chiudere questo nostro movimento celebrando un funerale di prima classe. Lo ricordate, no? Ecco, un funerale di prima classe, non un funerale qualsiasi, un funerale di prima classe. Questa sua proposta è stata oggetto anche di discussione, non è che l'abbiamo esclusa immediatamente, però dopo un doveroso approfondimento abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni, insomma, no? Per celebrare in quel momento il funerale di prima classe. I fatti ci hanno dato ragione. Dopo poco si sono svolte le elezioni politiche del 2008 e il risultato è stato assolutamente di soddisfazione per Alleanza Popolare. Abbiamo pressoché confermato i voti ottenuti nella precedente tornata, con un calo mi sembra dello 0,5%, abbiamo confermato i seggi che avevamo conquistato, però da allora sono passati 4 anni. E oggi siamo di fronte, dal punto di vista elettorale, siamo qui a dover prendere atto di una catastrofe dal punto di vista elettorale. Io non so quali parole si possono usare, ma passare da 7 a 4 consiglieri e soprattutto aver perso più di 1000 voti, quasi il 50% del nostro elettorato. Sapete che io sono preciso, è il 45,38%. Penso che si possa dire allora quasi il 50% del nostro elettorato. Ecco. Insieme agli elettori abbiamo perso anche, si sono allontanati degli aderenti, si sono allontanati degli amici che hanno preso le distanze da noi. Alcuni simpatizzanti ci hanno abbandonato. Insomma. Allora, io credo che un ragionamento su questo dobbiamo farlo. Certo, quando siamo qui tutti insieme, uniti, ricordiamo il nostro passato, i nostri 20 anni, il nostro impegno, tendiamo quasi, no, a non riconoscere questa realtà, ma con questa realtà dobbiamo fare i conti con questa realtà. La metà dei nostri elettori ci ha abbandonato, allora dovremo, no, fare il punto su questo per ripartire, non per celebrare il funerale di prima classe, no? Perché poi ormai il funerale abbiamo rischiato che lo celebrassero gli elettori, no? E magari nemmeno di prima classe. Questo è stato il rischio, no? Il rischio della chiusura. Qualcuno che stamattina ha ricordato, mi sembra Antonella, che alcuni dei primi dirigenti dell'Alleanza Popolare avevano pensato, lo sappiamo benissimo, in un primo momento addirittura di abbandonare, insomma. Il che voleva dire sì, celebrare il funerale di prima classe, voleva dire chiudere definitivamente Alleanza Popolare. Ecco, quindi
è un rischio che abbiamo corso, lo abbiamo superato, siamo ancora qui oggi insieme a delineare il nostro futuro, però dobbiamo partire da questo, dobbiamo partire da questa sconfitta e di qui dobbiamo costruire il nostro futuro. Io da tempo, da anni, devo dire, in quest'ultima legislatura ho parlato e ho riferito insieme ad altri negli organismi del movimento di una delusione profonda del nostro elettorato rispetto all'operato di Alleanza Popolare. Ed è una delusione, dico, profonda, ampia, diffusa, che molti di noi hanno percepito, e non solo nell'imminenza delle consultazioni elettorali, ma già nei primi tempi successivi alla costituzione del nuovo governo. Allora, forse non abbiamo riservato sufficiente attenzione a questi segnali che ci giungevano dall'esterno. Insomma. Il problema, secondo me, è un'opinione personale, non è quello di alcune critiche che sono state espresse all'interno di Alleanza Popolare o da aderenti di Alleanza Popolare o all'interno di Alleanza Popolare o all'esterno. E ce ne fossero state di più di queste critiche, forse avremmo fatto mente locale, forse avremmo capito a che cosa stavamo andando incontro. Quindi non si può demonizzare la critica, soprattutto quando proviene dall'interno e correttamente viene espressa. Insomma. Il problema era quello di capire a che cosa stavamo andando incontro. E ora credo che abbiamo fatto poco per recuperare questa delusione diffusa di cui non solo io credo, ma molti di noi avevano consapevolezza. Alcune proposte sono cadute nel vuoto, altre non sono state valutate. E allora certamente, l'hanno detto in molti, l'ho detto io, non si può dare solo ed esclusivamente la colpa agli elettori, anzi non è possibile questo in politica. Allora bisogna riconoscere apertamente, onestamente, sinceramente gli errori che abbiamo compiuto, le scelte sbagliate che abbiamo compiuto nel governo, attraverso la nostra partecipazione al governo, e nel partito. Non è solo un problema di comunicazione. Comunicazione è importante, fondamentale, perché il voto più che altro viene espresso sulla percezione, non tanto sulla realtà, no? Su che cosa l'elettore stesso percepisce, quindi una buona informazione, una buona comunicazione è fondamentale. Ecco, però credo che sarebbe assolutamente riduttivo, sbagliato, individuare in un difetto di comunicazione le cause del risultato elettorale. Io credo che abbiamo compiuto alcuni errori e alcuni sbagli. Nel caso di fare l'elenco, nel caso di individuare le responsabilità, ho detto in altre occasioni, non credo che sia utile. Alcuni l'hanno fatto, no? Alcuni hanno fatto l'elenco. Carlo è uno di questi, insomma, che ha voluto dare un contributo molto chiaro, preciso, in un'altra occasione, facendo l'elenco di quelli che riteneva degli errori e degli sbagli. Mi ricordo un intervento molto duro e forte di Matteo Casali, insomma, no? Ecco. Però io credo che dobbiamo guardare avanti, insomma, no? Perché sennò qui rischieremo solo ed esclusivamente di creare ulteriori tensioni e contrapposizioni che non sono utili. Mi sembra d'altronde che questa consapevolezza di alcuni errori, di alcune scelte sbagliate che sono state compiute, sia ampiamente diffusa, e lo dimostrano gli interventi che abbiamo ascoltato. Quindi ci sono senz'altro le condizioni per andare avanti. Su un aspetto vorrei soffermarmi, anche perché di qui dobbiamo costruire il nostro futuro, e riguarda soprattutto l'attività di partito, insomma. C'è una sensazione diffusa di un appiattimento che si è realizzato da parte del nostro movimento sugli altri partiti, sul governo e sulle democrazie cristiane, in modo particolare nel primo periodo dell'attività di governo, ma anche successivamente. E oltre a questo devo dire che noi abbiamo impegnato moltissime risorse, e da un lato questo va apprezzato, nell'attività di governo, in un'attività di partito finalizzata all'attività del governo. Insomma, gli incontri di maggioranza, che sono stati numerosi, estenuanti, impegnativi,
che sono stati utili, perché in questi si è corretta anche la stessa attività di governo. Ecco, però questa equipe doveva rappresentare solo ed esclusivamente una parte dell'attività del nostro movimento, al quale doveva essere, doveva corrispondere un impegno altrettanto grande in un'azione di, intanto, di elaborazione interna, di predisposizione delle proposte, delle linee, di contatto con i nostri aderenti, di contatto con la cittadinanza, di presenza nel paese. Io credo che si possa parlare di una scarsa presenza del movimento come tale nella vita del nostro paese. Quali proposte abbiamo presentato autonomamente? Qual era il progetto di Alleanza Popolare? Più volte abbiamo discusso anche al nostro interno di definire un progetto economico di fronte a una crisi che si andava sviluppando in termini sempre più drammatici. Non siamo riusciti a produrlo questo progetto, ve lo ricordate? Era un nostro obiettivo, ce lo siamo dati, ma non siamo riusciti a produrlo. Il programma che abbiamo ora è un programma di coalizione, non è un programma di Alleanza Popolare. Io e Nicola abbiamo partecipato, anzi abbiamo dato un contributo direi anche importante all'elaborazione di questo progetto, però è un progetto di coalizione frutto di una serie di mediazioni e di compromessi. Noi abbiamo bisogno di avere le proposte di Alleanza Popolare, quelle sono il nostro riferimento, quelle sono i temi da portare nel paese, perché ci identificano e ci caratterizzano, insomma, e ci caratterizzano. Abbiamo anche avuto, e credo che ancora dobbiamo superare, problemi di organizzazione, almeno io li sento, non so se perché l'esperienza è lunga, Rosolino, no? Tanti anni di militanza anche in altri partiti, quindi sappiamo anche la rilevanza dell'organizzazione, perché da questa deriva anche l'efficienza e l'efficacia, insomma, nell'attività del movimento. Anche su questo dobbiamo interrogarci, insomma. Ma è ora di guardare avanti, anche per superare così quei rischi che ancora ci sono, perché non è che abbiamo preso atto del risultato elettorale, no? E lì finisce la nostra analisi. Io credo che ancora sia presente un rischio di estinzione per l'Alleanza Popolare. Cioè, vogliamo interrogarci sul possibile futuro di Alleanza Popolare? Se ci presentassimo nuove elezioni in queste stesse condizioni, quale potrebbe essere il nostro risultato? Noi stiamo correndo dei rischi forti, di questi dobbiamo farci carico e costruire una possibilità per noi, insomma. C'è la necessità di reagire. E secondo me è possibile fare questo perché? Perché il funerale non l'abbiamo celebrato, l'Alleanza Popolare c'è ancora, è qui, è presente, e lo dimostrano anche gli interventi che abbiamo ascoltato e che sono tutti apprezzabili. Allora, Alleanza Popolare, in Alleanza Popolare ci sono ancora dei valori, Alleanza Popolare è ancora una storia, ed è una bella storia, ed è una storia importante. In Alleanza Popolare ci sono le idee, ci sono le persone, ci sono le risorse umane, ci sono i giovani, ci sono le persone più mature, che possono ancora dare un contributo fondamentale a questo nostro paese. Allora occorre definire i nuovi progetti, i nuovi programmi. Si può ripartire, secondo me. Dobbiamo ripartire, mettendo da parte un po' di orgoglio, un po' di autocelebrazione, perché tutti siamo convinti di essere i migliori, ecco, ma è importante il giudizio che gli altri danno di noi, non quello che noi diamo di noi stessi. Allora un po' di orgoglio dobbiamo metterlo da parte, dobbiamo aprirci maggiormente all'esterno, essere più disponibili e definire il progetto per la creazione di un nuovo soggetto politico. Io ne parlai 4 anni fa nel precedente nostro congresso, allora il tema non era molto condiviso, non c'era molta attenzione e sensibilità, avevo alcuni amici che fin da allora avevano condiviso la proposta. Oggi vedo che è una proposta che trova un ampio consenso, ampiamente condivisa, c'è la consapevolezza e la necessità di aprirsi. C'è la disponibilità anche a superare il marchio, lo stemma, il logo di Alleanza Popolare, che non vuol dire rinunciare ai valori per i quali ci siamo impegnati, e costituire un nuovo soggetto.
certamente guardando bene in faccia le persone con le quali andiamo a rapportarci e a creare un nuovo rapporto, perché una valutazione sulla integrità delle persone è fondamentale. La condivisione degli obiettivi, il mettere al primo piano l'interesse del paese e non gli interessi di parte. Ci sono degli elementi che sono essenziali e devono guidare la nostra linea. Ma noi dobbiamo operare in questo senso, non solo per superare una frammentazione, questo è importante di un servizio al paese che facciamo, ma anche perché se vogliamo dare un contributo effettivo, forte, importante per risolvere i problemi di questo nostro paese, l'unico modo è quello di creare un nuovo strumento che possa essere più incisivo, realizzare una presenza più forte nella realtà del paese. Altrimenti il rischio è quello di diventare marginali e di svolgere un ruolo di testimonianza, che è importante, l'abbiamo fatto per tanti anni all'opposizione, ma credo che il paese richieda qualcosa di diverso. Allora noi credo che abbiamo ancora le idee, la forza, le risorse per farlo, per porci al servizio di questo nostro paese, per affrontare i problemi sempre più grandi, purtroppo, che ci caratterizzano. Massimo Albertini ha fatto un elenco impressionante, molto chiaro, della realtà con la quale ci dobbiamo confrontare. Allora dobbiamo partire di lì, perché senz'altro c'è il problema della moralità, dell'integrità, della corruzione, dov'è Giuliano Giardi, il lungo elenco che ha fatto questa mattina. Ma vi sono altri temi che i cittadini pongono in primo piano. Allora di questo dobbiamo essere consapevoli, non rinunciare alle battaglie del passato, agli elementi caratterizzanti della nostra azione politica, la battaglia per la moralità, per l'onestà, per l'integrità, contro la corruzione, contro le tangenti, le triangolazioni, le truffe, gli interessi personali che hanno il sopravvento su quelli generali della comunità. Non dobbiamo, non possiamo rinunciare a tutto questo. Ma adesso altri problemi ci incalzano e richiedono il nostro impegno. E io credo che noi avremo solo un futuro solo se dimostreremo di essere capaci di affrontare questi problemi, che sono quelli soprattutto della realtà economica del nostro paese, della necessità di intervenire per quanto riguarda la spesa pubblica e di un rigore che occorre dimostrare nella spesa pubblica, ma soprattutto per quanto riguarda la realtà economica e del rilancio di un'economia in stagnazione, che non dipende solo da noi, ma sulla quale noi molto possiamo fare. E allora qui occorre definire le proposte, qui occorre avere delle idee, qui occorre anche superare alcuni tabù che ci hanno caratterizzato nel nostro passato. Noi dobbiamo creare in questo nostro paese una competitività che attualmente non c'è. E l'intero sistema paese deve essere competitivo rispetto all'esterno per essere in grado di affrontare le difficoltà del momento economico. I problemi sono quelli del lavoro, i problemi sono quelli dell'occupazione, i problemi sono quelli dell'impoverimento di questo nostro paese. Cioè il PIL non è solo un dato, un punto di riferimento, il frutto di una statistica, insomma, rappresenta una realtà economica con la quale ci dobbiamo confrontare. E la crisi non è alla fine, non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel, e non sarà nemmeno sufficiente l'uscita dalla blacklist. E anche se e quando usciremo dalla crisi, certamente non torneremo alla realtà del passato. Ecco, quindi noi ci dobbiamo confrontare e affrontare con questa realtà della nostra popolazione, dei nostri cittadini. Qui c'è un mutamento storico, no? Cioè la crescita che ha caratterizzato questo paese per gli ultimi decenni ormai l'abbiamo alle spalle, adesso subiamo le conseguenze anche di tutta una serie di politiche sbagliate, e qualcuna a queste si è riferito degli anni 90. Allora noi dobbiamo essere capaci di trovare delle soluzioni, di dare delle indicazioni, di definire dei progetti per affrontare e risolvere questi problemi. Non pensiamo che tornando all'opposizione risolviamo tutti i nostri problemi, tornando al ruolo di testimonianza. Ecco,
io credo che valga la pena di impegnarsi per dare un contributo forte al servizio di questo nostro paese. E allora per fare questo bisogna impegnarsi, individuare le linee, i progetti, ne abbiamo, e le cose da fare sono tante. Parlavo di competitività, ma il discorso, mi facendo Mario, sarebbe troppo lungo, quindi ne parliamo in un'altra occasione, Allora diciamo questo: primo, noi dobbiamo esprimere un convinto sostegno nei confronti del governo. Abbiamo fatto una scelta, ci siamo presentati alle elezioni, c'è stato un risultato elettorale chiaro, non pensiamo, no, di incominciare a prendere le distanze dal governo. Dobbiamo pretendere da questo governo di realizzare il programma che ci siamo dati senza deviazioni, su una linea, no, chiara, netta, precisa, e finché il governo si muoverà su questa linea deve avere il nostro appoggio, senza tentazioni diverse. Pieno appoggio deve essere dato ancora maggiore a chi ci rappresenta al governo. Io non ho condiviso recentemente un'iniziativa di Alleanza Popolare in cui si sono prese le distanze rispetto a un'iniziativa di governo, senza considerare che il segretario di Stato che ci rappresenta nel congresso di Stato aveva preso una posizione diversa. Qui occorre raccordare le posizioni, non possiamo mandare Matteo Fiorini con lo sbaraglio. No, la delegazione al governo, che in questo caso è l'unico segretario di Stato che ci rappresenta in Alleanza Popolare, sono una cosa sola. Quindi vanno raccordate le posizioni, le linee, sia quando si sostiene il governo, sia quando si decide eventualmente di prendere le distanze, però in maniera concordata con il segretario di Stato che ci rappresenta al governo. Questo credo che sia assolutamente, assolutamente fondamentale. Quindi questo impegno deve essere assolutamente confermato. Mi avvio alla conclusione. Ho detto che non possiamo esaurire l'analisi della sconfitta elettorale nella comunicazione, ma la comunicazione è importante. Allora, uno dei primi compiti della nuova classe dirigente di Alleanza Popolare deve essere questa, di realizzare una comunicazione forte e efficace insieme ad una presenza altrettanto forte ed efficace del movimento nel paese, non appiattendosi solo ed esclusivamente nell'attività di governo. Rinnovamento è fondamentale, ce lo chiedono i cittadini, va di moda, ma oltre che andare di moda, credo che sia necessario guardare al futuro, e quando si guarda al futuro non si può fare a meno di un impegno per il rinnovamento. Siamo partiti bene, secondo me, con la nomina di Matteo Fiorini. Io sono stato uno dei pochi che era contrario nelle trattative con gli alleati a chiedere di nuovo la segreteria di Stato per gli affari esteri. Dopo un risultato elettorale di quel tipo, a mio avviso, occorreva un segnale di discontinuità. Il segnale di discontinuità è stato dato da Alleanza Popolare, sia per quanto riguarda la scelta delle segreterie, sia per quanto riguarda la rappresentanza al governo. Questo è un bel segnale che noi abbiamo dato, di cui dobbiamo ripartire, e oggi facciamo bene, quando andiamo a nominare il coordinatore di Alleanza Popolare, a fare anche qui una scelta di cambiamento, di novità, di rinnovamento, e quindi il mio pieno appoggio alla candidatura di Nicola Renzi. L'ultima considerazione. Mario questa mattina mi ha detto: Tito, ti candidi? Qualcuno ha fatto il tuo nome come presidente di Alleanza Popolare, insieme a quello di Antonella, insieme a quello di Roberto, di Alberto e di altri. Io già in passato, e consentitemi di concludere così con qualche notazione personale, che ho dato così qualche manifestazione, no, di disponibilità al cambiamento e al rinnovamento. Già nel 2008 ho deciso di non candidarmi ad un incarico di governo, nonostante avessi fino ad allora svolto questo incarico, per dare un segnale, per richiedere lo stesso segnale ad altri, che chiaramente non mi hanno seguito, e mi riferisco, no, a esponenti di altre forze politiche. Anche oggi io credo che occorre dare spazio ai giovani, perché un cambiamento
generazionale e nella realtà delle cose, perché è necessario, perché è utile, anche se non è che a priori io credo che i giovani siano meglio dei vecchi, insomma, ecco, io credo che ci siano delle persone mature che sono degli imbecilli, credo che ci possono essere anche dei giovani, solo il fatto di essere giovani non è che voglia dire essere preparati, qualificati, eccetera. Insomma, ecco. Quindi la scelta, secondo me, no, che mi sembra sia emersa in Alleanza Popolare, di dare spazio al cambiamento, al rinnovamento, ai giovani, ma contemporaneamente di continuare a utilizzare delle persone che hanno un'esperienza, una competenza, eccetera, io credo che sia la scelta migliore che possiamo fare. Ecco. Quindi, di fronte alla disponibilità dell'Antonella, credo che sia una disponibilità che dobbiamo cogliere, anche se io la vedo ancora, non so se è il problema della mia età, la vedo ancora più nel gruppo dei giovani che quelli degli anziani, però anche per lei gli anni sono passati e quindi si accinge a svolgere un ruolo tipico, no? Tipico di persone magari più mature. E allora Mario, per quanto riguarda me, io credo che così con l'esperienza maturata, gli incarichi ricoperti, eccetera, sia giusto a un certo punto, non dico farsi da parte, ma lasciare il passo ad altri. E poi alla nostra età, credo che sia giusto continuare a essere a disposizione. Io continuo a essere a disposizione, come lo sono stato in passato, di questo nostro movimento. Ma una cosa è candidarsi, fare dei progetti o avere delle ambizioni, no? Cercare di costruire per sé, no, ancora un futuro politico, e l'altra cosa è mettersi a disposizione. Ecco, io continuo a essere a disposizione di questo nostro movimento e direi prima ancora che di Alleanza Popolare di essere a disposizione di questo nostro paese. Credo di aver maturato così un'esperienza, di avere ancora delle idee, dei contributi da dare. Ecco, io sono disponibile a mettere così questo bagaglio, no, costruito nel tempo a disposizione del mio paese. Ecco. Però questo non vuol dire candidarsi, offrirsi, eccetera. Se c'è una richiesta, se c'è una, ecco, occorre dare la propria disponibilità. Io questo concludo veramente, ecco, l'ho imparato da mia madre, allora voglio concludere con questo riferimento assolutamente personale. Insomma. Cioè, quando si parla di spirito di servizio, ecco, molti hanno utilizzato a sproposito questo concetto, insomma, no? Tanti leader politici che si candidano per spirito di servizio, si offrono per ricoprire qualsiasi incarico per spirito di servizio verso il proprio paese, poi abbiamo scoperto che invece fanno i propri interessi, i propri affari, quelli del loro partito, che, no, che incassano tangenti, hanno rapporti con la mafia, con la malavita, eccetera. Però io credo che ci sia uno spirito di servizio vero, insomma, e che deve continuare ad animarci. Ecco. Mia madre aveva questo atteggiamento di fondo, insomma, no? La sua vita l'ha vissuta mettendola a disposizione degli altri. Ecco. Allora anche nel suo testamento si è rivolta a me e a mio fratello dicendo proprio questo: spendete la vostra vita per gli altri, non spendete la vostra vita solo per voi stessi, mettetevi a disposizione degli altri, del vostro paese e della vostra famiglia, ovviamente. Ecco. Io continuo a fare politica solo ed esclusivamente con questo spirito. Grazie. Partecipo da aderente di Alleanza Popolare. Il congresso del 2009 farmi avvicinare a questo movimento e a sigillare quella simpatia e stima che già nutrivo per API e per le persone che ne facevano parte.
Da spettatrice ero fiera di quel movimento che andava controcorrente, che rappresentava l'unica opposizione ad un modello clientelare della politica e che univa la critica a una proposta coerente. È innegabile il lavoro svolto quando Alleanza Popolare era all'opposizione e le battaglie vinte anche dalle fila delle della minoranza. Tuttavia credo fosse giusto per AP provare a misurarsi con altri partiti in una maggioranza di governo. Sono certa che Alleanza Popolare abbia giocato un ruolo fondamentale per il governo scorso. Alleanza Popolare è stata la forza politica che nella scorsa legislatura ha saputo spingere gli altri partiti ad essere migliori attraverso un confronto spesso difficile ma costruttivo e continuo. Ringrazio quindi i 6 consiglieri che mi hanno rappresentata nella passata legislatura. 7. Uno non l'ha rappresentato. Perché, a dispetto del risultato elettorale, hanno contribuito al percorso di rinnovamento di questo Paese. Mi preme anche ringraziare Valeria e Antonella per il difficile compito da loro ricoperto per ben 4 anni, che nel settore di competenza ha portato risultati indiscutibili. Le elezioni hanno fatto emergere da una parte quanto questa società e questo Paese siano ancora figli di una gestione clientelare del potere. Dall'altra invece c'è una parte di cittadinanza che vuole il cambiamento e che è stanca della vecchia politica, anche per la crisi economica e occupazionale che investe San Marino oggi. Il ruolo di Alleanza Popolare oggi è forse più difficile che 4 anni fa. I numeri, ahimè, fanno la differenza. E io, sinceramente, un po' di paura la nutro. Dobbiamo, però, comunicare ai nostri elettori e ai cittadini che non ci appiattiremo su posizioni facili e scontate, ma che continueremo a valere lo sviluppo di San Marino in un dialogo e confronto continuo con i nostri alleati, con l'opposizione e la società civile. Dobbiamo saper comunicare con chi è pronto al confronto su idee, percorsi seri e virtuosi. Cercare di capire con chi e in che forma sarà compito del coordinamento e degli organi direttivi che questa Assemblea si appresta a scegliere. Dobbiamo volere sviluppare però anche un dialogo serrato con la popolazione. Parlare agli amici in primis. Dobbiamo essere presenti e cercare degli interlocutori con il mondo dell'associazionismo che serve questo Paese in altri ambiti, servendosi, scusate il gioco delle parole, del lavoro volontario di tanti. È importante quindi che chi sarà alla guida di AP, il gruppo consigliare, chi è già al governo, chi nel coordinamento, chi lavora in segreteria come me, parli e comunichi in assemblea, all'assemblea, rendendola partecipe e accrescendo l'entusiasmo e la partecipazione che ho visto anche in questa occasione come nelle ultime assemblee, post elezioni. Alternativa Giovanile ha già iniziato, come ha già anticipato Fabio ieri sera, ha già aperto il confronto al suo interno per capire come contribuire allo sviluppo di San Marino e di questo movimento. Al centro ci deve essere lo sviluppo economico, deve essere al centro dei nostri ragionamenti, delle nostre discussioni, delle nostre proposte per fronteggiare la crisi occupazionale che investe il nostro Paese e che riguarda in buona parte, ma non solo, i giovani di San Marino. Il nostro Paese, la nostra Repubblica, non ha bisogno di soluzioni tampone, come spesso ho visto negli ultimi 2 anni di segreteria e anche negli ultimi 3-2 mesi di lavoro. Come spesso viene proposto appunto da alcuni, ma ha bisogno di scelte coraggiose che con lungimiranza guardino al futuro imminente. C'è una crisi anche di valori, un disagio sociale, come qualcuno ha ricordato prima, che cresce e a cui noi dobbiamo rispondere con posizioni forti, con rassicurazioni, con la nostra presenza, con proposte convincenti.
Se dovremo ripensare al movimento, alla sua forma, alla scatola, lo faremo, anche cercando il sostegno e il contributo di altri, coscienti del passato che molti di voi, hanno costruito, e forti degli ideali che AP rappresenta. Quindi come anni, e chiudo, perché poi sono stata anticipata da diversi interventi che ho apprezzato moltissimo, poi sono andata più nello specifico. Come anni ringrazio chi ha fondato, sostenuto questo movimento e lavorato tutti questi anni. Li ringrazio per la trasparenza con cui l'hanno fatto e lo fanno, e per la fiducia riposta ai miei giovani in questo momento, insomma. E ringrazio il presidente Mario, che per me è stato sempre un punto di riferimento anche prima, forse più prima che dopo, però insomma in ogni caso sempre. Stefano l'ho conosciuto da poco, però è stato chi mi ha spronato di più a candidarmi, quindi ho trovato sempre un canale facile di comunicazione. Vi ringrazio entrambi per il lavoro duro che hanno svolto, Mario anche per la commissione antimafia. Abbiamo un'eredità importante noi giovani e personalmente spero di esserne all'altezza. La parola ora a Nicola Renzi. Allora, ho cercato di scrivere per precisione. Carissimi amici, ci troviamo oggi, mentre celebriamo un congresso di grande rilevanza per il nostro movimento, a festeggiare anche ben più del raggiungimento della maggiore età, cioè i 20 anni di Alleanza Popolare, 20 anni di lotte, di denunce, di impegno per la gestione della cosa pubblica. 20 anni che hanno segnato in modo indelebile la storia politica del nostro Paese. Ma veniamo subito all'oggi, con lo spirito concreto e pratico che amiamo. Sarebbe inutile e sbagliato tacere del risultato elettorale appena trascorso, un risultato che ha visto il nostro movimento ridurre consistentemente i propri consensi. Nell'immediatezza del voto, pur nel naturale e comprensibile sconforto, si è aperta una discussione proficua ed approfondita sulle cause, sulle motivazioni, sulle dinamiche che hanno condotto a quel risultato, cercando di individuare, parlando in maniera assai chiara, al nostro interno gli errori commessi. Peraltro, e questa credo sia già una nota positiva del dopo voto, le assemblee dedicate alla discussione appena menzionata, come anche alla non secondaria scelta della linea politica da tenere, sono state partecipate come non mai, ed hanno visto presenti alcuni amici che da tempo non avevano apportato il loro contributo, segno evidente che Alleanza Popolare sta a loro come a noi ancora a cuore. In quel periodo abbiamo svolto, come dicevo, varie analisi, sulle quali ora all'inizio di questo mio intervento vorrei tornare per un attimo. Io credo che siano sostanzialmente due gli errori che abbiamo commesso. Dico abbiamo, ed approfitto di questo plurale, di questo momento, per rivolgere un primo, sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno rappresentato AP nelle istituzioni, perché tutto ciò che è stato fatto è stato approvato in assemblea, condiviso e discusso. Quindi credo che, se vogliamo davvero ripartire, ciascuno di noi, quota parte, per ciò che avrebbe potuto fare o dire e non ha fatto, così come anche per ciò che invece ha fatto o detto, magari erroneamente, dovremmo interrogarci. Dicevo, due sono i problemi ai quali AP è andata incontro. Il primo è quello che più volte abbiamo definito della comunicazione e che io invece preferisco chiamare del rapporto a tutti i livelli tra il movimento ed il Paese, che è una cosa molto più complessa. La stessa foga, la stessa rabbia che per anni abbiamo dispiegato all'opposizione, quando fare opposizione era davvero difficile e costava una sorta di ostracismo sociale, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, l'abbiamo portata anche al governo, una sorta di intransigenza che abbiamo creduto necessario mantenere e portare anche nella stanza dei bottoni. Purtroppo però quell'intransigenza, quella foga, quella rabbia, apprezzate in noi quando ci opponevamo al potere,
espresse da posizioni di governo sono state confuse con arroganza e prepotenza ed hanno condotto al clima esacerbato che nei nostri confronti si respirava in campagna elettorale. In questo, falsi amici e nuovi rivali hanno avuto gioco facile ad evidenziare solo i toni, tacendo dei risultati che magari proprio anche quei toni avevano contribuito ad ottenere. Nessuno, purtroppo, anche tra gli alleati, salvo pochissime eccezioni, ha ricordato che AP ha contribuito a scoperchiare per la prima volta il sistema del malaffare e della corruzione. Nessuno oggi ricorda che proprio AP ha contribuito in modo determinante all'odierna composizione del Consiglio Grande Generale, in cui non siedono più persone che hanno incarnato un modo poco chiaro di amministrare lo Stato. Vi è poi il secondo punto dolente, l'alleanza con la quale ci siamo presentati agli elettori. Qui è necessario che io dichiari subito quanto le considerazioni, per così dire storiche, che sto svolgendo, non incidano immediatamente sul prossimo futuro. In altre parole, come ho già sostenuto in assemblea, credo che la scelta che abbiamo compiuto non possa essere invertita, se non dopo aver conseguito risultati concreti. Una nuova e degna collocazione internazionale, lo sviluppo e la crescita ad ogni livello del nostro Paese, un piano di lotta al privilegio e di ristabilimento del merito. Questo è, credo, ciò che pretendono ora da noi sanmarinesi. Ciò non esula comunque dall'interrogarci sulla bontà del percorso intrapreso. Mi pare allora, sinceramente, che salti agli occhi, dall'evidenza dei fatti, come 6 anni di governo, prima al fianco del maggior partito della sinistra, poi con la Democrazia Cristiana, abbiano avuto diversi risultati, ma non quello di catalizzare consenso nei nostri confronti, verso i quali, anzi, il disorientamento è stato ancora più acuito dall'ultima scelta, quella cioè di presentarsi alle elezioni alleati di entrambi i maggiori partiti. Ma fermarsi a questa considerazione sarebbe oltremodo riduttivo. Se infatti guardiamo anche in casa d'altri, ci accorgiamo subito, concedetemi l'espressione un po' gergale, che chi festeggia non sta bene, o almeno a ben vedere sta assai peggio di quanto vorrebbe far credere. Mi riferisco qui, con rispetto ma con realismo, proprio ai nostri attuali alleati DC e PSD, con l'eccezione di noi sanmarinesi. Se infatti confrontiamo i dati delle due tornate elettorali, quella del 2008 e quella del 2012, ci accorgiamo ad esempio che laddove nel 2008 il PSD, allora Unito, totalizzò 6.702 voti, ai quali si potrebbero aggiungere anche parte di quelli dell'allora Lista della Libertà, in cui figurava anche il nuovo Partito Socialista, nel 2012 la somma di PSD e PSRS è stata di ben lunga inferiore, una perdita netta di oltre 1.500 voti. Considerazione analoga per la Democrazia Cristiana, che pur nelle dinamiche della sua lista composita e per l'arrivo in essa di noi sanmarinesi, ha perso quasi 1.000 voti. Questi dati, credo, debbano indurci a considerazioni politiche profonde che riguardano addirittura l'essenza stessa della forma partito. Quei grandi contenitori che per lungo tempo sono stati, nel bene e nel male, la palestra di ogni iniziativa politica, la fucina delle elaborazioni di idee, sono in irrimediabile crisi. Una crisi che, lo dico con dispiacere, non credo reversibile e temo invece possa essere molto pericolosa. Come evidenzia, peraltro, per citare solo un esempio, con lucidità estrema e mirabile acume, l'ultimo contributo di un grande liberale, oltre che autentico servitore dello Stato, Sergio Romano, nel volume Morire di democrazia, opera della quale il sottotitolo è ancora più emblematico, tra derive autoritarie e populismo, e ci sarebbero anche tantissimi altri contributi. Un'era sta cambiando, il consenso sta diventando sempre più liquido. I tempi nei quali elaborare e dispiegare una linea politica sono ormai parossistici. Le opinioni pubbliche, grazie ai nuovi media, hanno un potere di pressione e di influenza sulla classe politica decuplicato rispetto a soli pochi anni fa. Nello stesso momento, le tematiche particolari legate alla stretta realtà del nostro Paese sono sempre più intricate e connesse a quelle dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Tutti questi aspetti, che fino ad ora ho citato solo come dati di fatto, devono essere letti in chiave valutativa. Se vi sono indubbiamente dei pregi in questo stato di cose, molti sono anche i rischi che dobbiamo tenere presenti. Il populismo, la demagogia, come si diceva sopra,
l'attenzione sempre spasmodica al consenso piuttosto che all'interesse reale dello Stato e della comunità. Sarà superfluo ricordare qui nuovamente la definizione di democrazia come governo per il popolo, data da Tucidide, e non del popolo. O ancora la celeberrima affermazione di De Gasperi: un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. In questo stato di cose si è inserita l'antipolitica, che ha finito per gettare tutto in un calderone indistinto e per annullare, con gli errori di molti, anche l'impegno e lo sforzo di chi, con buon senso, aveva cercato di mettere in guardia da quegli errori, ma al contempo si era anche opposto al populismo e all'irrazionalità. Insomma, ad essere in crisi a livello globale è il modello stesso di democrazia rappresentativa, minato da derive plebiscitarie quanto mai deleterie e pericolose. Per tornare ora alla nostra realtà, lasciatemi dire, dopo la grande autocritica che abbiamo compiuto, che Alleanza Popolare si è letteralmente immolata negli anni passati, tanto per il bene comune che per le generazioni future. Non smetterò mai di rivendicare i nostri successi, quelli che purtroppo da più parti, tramite una narrazione distorta, come va di moda dire oggi, si è fatto di tutto per mistificare e disconoscere. Gli stessi successi che, attenzione bene, neppure noi siamo stati abbastanza accorti da spiegare e far comprendere. Quanto è complicato spiegare l'intreccio delle relazioni internazionali di San Marino? Quanto è complicato spiegare il confronto costante con l'UE e i risultati ottenuti? Quanto è difficile far capire lo stato primordiale in cui ci trovavamo appena prima che venissero rilanciate le nostre relazioni internazionali? Ugualmente, quale immane fatica è rendere conto di una riforma strutturale complessa come quella della pubblica amministrazione? Pensate poi cosa significa spiegare concetti come questi sui social network, su Facebook o sui blog, soggetti ai mi piace o ai non mi piace più, piuttosto che a discorsi argomentati e complessi. Questa è certamente una sfida che abbiamo perduto. Hanno vinto i mistificatori, i vecchi amici, che non hanno esitato a definirci, o che ancora peggio a farci definire, addirittura marci. Ma la cosa più avvilente è che con noi ha perso il paese. Faccio solo due esempi più concreti. Mentre i rapporti tra il nostro Stato e l'UE non sono mai stati così proficui e collaborativi, il paese è ancora inchiodato ad un dibattito, non so quanto attuale, sull'inviare o meno la domanda di adesione. Di più, per oltre 3 anni è stata sbandierata questa possibilità come la soluzione di ogni problema e da P, insieme ad Antonella Mularoni, sono state descritte come passatiste ed arretrate, perché contrarie ad inviare questa domanda. Non una parola su quello che invece nella realtà stava accadendo, su come fossero intensi i rapporti con gli altri microstati, su quanta mole di studio circa la prospettiva europea fosse stata prodotta da San Marino, anche da nostri aderenti, che è bene ringraziare. Non una parola su quanto l'UE avesse apprezzato il nostro percorso di normalizzazione legislativa e sistemica, al fine di diventare un interlocutore serio, trasparente e rispettabile. L'idea che è passata è semmai che noi fossimo un ostacolo al rapporto con l'Europa. Ora è un sollievo da poco vedere quanto la UE riconosca il nostro lavoro e come abbia scritto nero su bianco quale via consiglia il nostro paese come la più percorribile, guarda caso quella alla quale abbiamo fatto sempre riferimento. Il percorso di ammodernamento della PA ha avuto la stessa sorte. Alcuni provvedimenti sono stati descritti in modo sciagurato e capzioso come clientelismo o infornate e si è visto con quali floridi risultati. Ma non una parola sui risparmi, sul contenimento della spesa, sui profili di ruolo che hanno cambiato lo status dei dipendenti e il volto della PA. Non una parola sulle trattative con le parti sociali che hanno condotto al superamento del concetto di organico. Non una parola sulla riorganizzazione degli uffici e sulle indennità ad personas eliminate. Anzi, qualcuno ha avuto addirittura la bella idea di farci sopra la campagna elettorale, dicendo di voler abolire qualcosa che già, proprio per merito di Appi e di Valeria Ciavatta, non esisteva più. Fatte queste considerazioni, è doveroso da parte mia venire alla pars construens dell'intervento, al nodo della questione. Cosa deve fare ora Alleanza Popolare?
AP deve, io credo, sostenere l'azione di questo governo, con l'obiettivo di far uscire definitivamente la Repubblica dalla crisi e con quello non meno importante di rilanciare lo sviluppo. In questo, Matteo, Silvia, Chiara, Nicoletta e tutti gli altri amici di AP, a vario titolo impegnati in una segreteria importantissima e ricca di deleghe, dovranno avere l'appoggio completo e leale del Movimento, che a sua volta dovrà pretendere risultati a breve, medio e lungo termine. Non esiste solo il governo, però. Alleanza Popolare deve tornare tra la gente, deve sconfiggere gli stereotipi, le bugie, i facili slogan. Deve, riassumendo con la formula di un acutissimo pensatore, vincere il chiacchiericcio dell'opinione dominante. Con modestia, con disponibilità, ma anche con fierezza, tutti noi dovremo d'ora in poi spiegare anche 100 volte la complessità e la difficoltà di prendere decisioni, quelle scelte per giunta che non sono più rinviabili e che dobbiamo intraprendere con ponderazione ma anche con speditezza. E da questo si misurerà l'azione di governo. AP dovrà insomma confrontarsi in modo costruttivo e propositivo prima ancora che con i partiti, i movimenti o le altre forze politiche, con la società civile. Le associazioni di categoria, le rappresentanze sociali, le associazioni culturali, quelle di volontariato e le ONLUS, tutti i cittadini devono essere coinvolti in un grande confronto tramite cui AP spieghi quale futuro immagina per San Marino. Per fare questo dobbiamo rimboccarci le maniche tutti quanti ed essere convinti che ad ogni no che giustamente diremo agli alleati o ad altri interlocutori dovremo saper presentare un sì ai sanmarinesi. Un sì strutturato, frutto delle nostre professionalità, capacità e competenze che, lasciatemi dire senza modestie, sono alte e profonde. In parte abbiamo già iniziato a farlo. Sulla UE, ad esempio, abbiamo realizzato una partecipata serata pubblica, ne proporremo altre, anche in unione con AG, che avranno per tema il rapporto tra giovani ed Europa e le politiche di autonomia monetaria. Alla fine AP avrà contribuito in questo modo ad alimentare un confronto costruttivo con tutta la cittadinanza e formulerà la sua proposta su quale sia il modo migliore per ricollocare internazionalmente il nostro Stato. Un altro tema sul quale mi piacerebbe ci impegnassimo da subito è quello della sburocratizzazione, perché davvero fosse facile ed agile aprire un'azienda o un'attività commerciale in Repubblica. Non aggiungo altro perché l'intervento di Massimo questa mattina è stato ottimo, credo, e come quello che diceva Tito poco fa, noi dovremo elaborare una proposta di alleanza popolare che sia la nostra proposta da presentare alla cittadinanza. Parimenti è necessario dare una risposta seria e responsabile alla crisi occupazionale, evitando banali e demagogiche scorciatoie come quelle di nuove prebende o sussidi speciali che alimentino addirittura lo scontro sociale e ponendo mano invece ad una reale riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, come peraltro ha detto Roberto, ricordato Roberto questa mattina. Consci comunque per prima cosa che solo attraverso lo sviluppo è possibile far ripartire davvero il paese. Dovremo avere un occhio attento a quello che è un bene prioritario della nostra terra, il nostro territorio, che va valorizzato tanto per la fruibilità e la vivibilità dei cittadini sanmarinesi, quanto per l'accoglienza e l'ospitalità di chi viene da fuori. Dovremo anche dare una scossa significativa e positiva al mondo della cultura sanmarinese, troppo spesso intorpidito o marginalizzato dal disperdersi delle energie in faziosi particolarismi ed incomprensibili difese di piccoli orticelli. Tramite la cultura e la formazione è possibile dare nuova linfa all'iniziativa d'impresa nel nostro Stato, e l'abbiamo scritto nel programma, quindi noi dovremo pretendere che questo venga applicato. Non potremo dimenticare neppure di continuare, nonostante voci contrarie e sirene che inducano al passato, la strada convinta della trasparenza e della legalità, del rigore e del rispetto effettivo e preciso delle normative nazionali ed internazionali. Guai però, e lo dico con profonda convinzione, a scadere nel giustizialismo. Guai a prestare il fianco a chi da fuori, magari conoscendoci solo marginalmente, dica qualcosa di meno che rispettoso su di noi e sul nostro paese. Ad attacchi ingiustificati che scadono nel razzismo, come ne abbiamo sentiti solo poche settimane fa, dovremo saper sempre rispondere con prontezza e fermezza.
Infine dovremo avere uno sguardo prioritario, un occhio attento per le famiglie e per i giovani, giovanissimi sanmarinesi, i quali hanno il diritto di trovare un mondo, se non migliore di quello che stiamo vivendo noi oggi, almeno degno delle aspettative e delle speranze che noi dobbiamo nutrire per loro. Per perseguire questi risultati non sarà sufficiente, come dicevo, l'azione del governo. AP dovrà strutturarsi capillarmente per essere in grado di esprimere un suo preciso ed articolato pensiero. Ciascuno di noi dovrà sentirsi partecipe della vita di AP, perché AP siamo tutti noi. AP non è altro che la nostra casa, il modo tramite il quale possiamo dare il nostro apporto alla vita della Repubblica. Per questo ciascuno di noi, proprio come in una grande casa, ha il diritto ed insieme il dovere di partecipare, di dire la sua, di criticare e di dissentire. Ma proprio come in una famiglia, forse un po' all'antica come quella in cui sono cresciuto, mi piacerebbe che tutti ci impegnassimo a risolvere le nostre questioni tra le mura di AP, con schiettezza, magari anche con toni accesi, ma senza mai criticare il movimento all'esterno, perché in fondo vorrebbe dire criticare noi stessi. Tutto oggi si regge su qualcosa di impalpabile e fragilissimo come la reputazione, la stima e la fiducia, i partiti politici al massimo grado. Vorrei quindi che tutti noi ci impegnassimo ad aumentare reputazione, stima e fiducia nei confronti di Alleanza Popolare. Utilissimo sarebbe, credo, attuare ciò che aveva proposto qualche tempo fa e che ha riproposto questa mattina Fabrizio Perotto, la creazione cioè di ambasciatori di AP che spieghino quotidianamente ciò che il movimento sta facendo, le scelte anche difficili che ha compiuto, la correttezza e la risolutezza di tutti gli aderenti. Basilare sarà quindi rendere più proficuo il rapporto tra AP ed i suoi aderenti. Sono in consiglio solo da pochi mesi e già mi sono accorto di come tante volte si leggano sui giornali o si sentano per via ricostruzioni assolutamente fantasiose, per non dire false o addirittura calunniose, di varie vicende. Bene, siccome né Matteo, né Mario, né Valeria, né Antonella, né io abbiamo alcun timore di aver agito sempre in buona fede e nell'interesse, prima ancora che di AP, dello Stato, credo sia doveroso d'ora in poi fissare dei momenti di incontro dopo ogni consiglio grande e generale per spiegare agli aderenti, in primis e dalla cittadinanza che vorrà partecipare, il perché delle nostre scelte e dei nostri interventi e per spiegare anche, magari, qualora si presentassero, sotterfugi e doppiezze compiuti dagli altri. A questi incontri, come anche alla frequentazione della sede, che vorrei viva e praticata, vorrei che tutti gli aderenti si sentissero tenuti, si sentissero di trovarsi davvero a casa, come è stato per me nei ripetuti confronti con Leo, Lino, Domenico, Antonio, per dire solo di alcuni, confronti per i quali li ringrazio di vivo cuore. E come in una casa, mi piacerebbe che tutti noi avessimo voglia e piacere di invitare amici e conoscenti, per far loro capire chi e cosa siamo, come ragioniamo e cosa abbiamo sinceramente a cuore. Grande attenzione va rivolta anche a chi in Alleanza Popolare negli anni è transitato, poi magari se n'è andato. C'è chi lo ha fatto per stanchezza, per disinteresse, perché non è stato adeguatamente coinvolto. Verso tutte queste persone che hanno contribuito fattivamente alla vita di AP, credo dobbiamo avere molta attenzione e cercare di allacciare nuovamente un dialogo, un confronto, che permetta a tutti di capire e crescere. Diverso ovviamente il discorso per chi ha voluto deliberatamente danneggiare il movimento, per chi ha creduto che una forza politica, magari addirittura AP, potesse essere la hall di un grand hotel in cui stazionare in attesa che arrivi qualcosa di buono. Lasciatemi dire personalmente che da AP, prima della nomina in consiglio, della quale vado fierissimo perché mi consente di rappresentare la voce di tanti amici, tanti dei quali io stimo ancora più di quanto loro abbiano detto di stimare me, io dicevo da AP non avevo avuto nulla, eccettuato un posto in coordinamento e la direzione per breve tempo del cantiere. Non avevo avuto nulla di tangibile, di quantificabile, come pare aver creduto qualcuno, avevo avuto però l'occasione di imparare accanto a persone che stimo tantissimo. Antonella, Valeria, Mario, Tito, Stefano, Alberto, Roberto, Tina, Matteo, Carlo, Massimo, Rosolino, e ho messo puntini perché ce ne sarebbero tantissime altre.
per non dire dei tantissimi amici di Alternativa Giovanile, con ciascuno dei quali la vicinanza politica è forse addirittura minore, se è possibile, rispetto a quella amicale. Per coinvolgere nuovamente chi se n'è andato, così come i nuovi amici, e ne abbiamo avuto delle testimonianze questa mattina, che già si stanno affacciando alle porte del movimento, credo la strada migliore sia quella del fare, del lavorare ai vari progetti che ho citato sopra, per cui indispensabile sarà la riattivazione dei gruppi di lavoro, molti dei quali, voglio ricordarlo, hanno già prodotto notevoli risultati che non siamo riusciti a valorizzare dovutamente. Non c'è Piero, ma adesso lui ha fatto veramente un grande lavoro sul turismo. Certo, una riflessione dovrà essere svolta anche su cosa vogliamo essere. Ed anche su questa strada non posso non notare quanto abbiamo permesso che fossero dati per scontati o addirittura dimenticati dei fatti più che concreti. Così, mentre vediamo i veri vincitori numerici delle elezioni, cioè i movimenti civici, sembriamo non ricordarci il grande paradosso. Noi siamo nati come un movimento civico ben 20 anni fa, quando, ribadisco, essere un movimento civico era davvero difficile. Allora, sono migliori questi movimenti di quanto fossimo noi 20 anni fa? Non lo credo. Sono migliori di ciò che noi siamo adesso? Lo credo ancor meno. Quindi non dobbiamo aver paura di dirlo, non dobbiamo aver paura di dire ai sanmarinesi che al dinamismo, allo spirito contestatario e impertinente di un movimento civico, noi abbiamo saputo unire e coniugare il senso di responsabilità, il senso dello Stato, il coraggio di dire tanti no, ma anche qualche sì. E sappiamo tutti quanto ci è costato. Allora, se dovessi descrivere oggi cos'è Alleanza Popolare, direi che è un movimento che non teme di essere definito anche un partito. Un contenitore glorioso, non fermo, cristallizzato, ma pronto al confronto e ad una nuova evoluzione, pur attaccato strenuamente alla sua tradizione. Tradizione che non dobbiamo vergognarci neppure di rivendicare come valore, non passatismo, ma tradizione. Questo ci impone una semplice considerazione su ciò che è il nostro paese. Cosa sarebbe San Marino senza tradizione? Cosa sarebbero i microstati in un'Europa dimentica della sua storia? Voragini incomprensibili sulle carte geografiche. Quante volte abbiamo sentito considerare la nostra sovranità come un dato di fatto immutabile? Non è così. La sovranità è una cosa delicatissima e deperibile che, per esistere, va continuamente nutrita e difesa. E la tradizione è un'arma formidabile per ottenere questo risultato. Attenzione però! Tradizione non vuol dire chiusura all'oggi, non vuol dire sottrarsi alle sfide della modernità, anzi, è semmai un modo in più per affrontare queste sfide. AP, inoltre, è un movimento laico che ha saputo ospitare storie e sensibilità diverse, senza negarle, senza nasconderle, ma valorizzandole nel confronto. Questo, oggi dobbiamo dircelo con chiarezza, impone maturità e serietà. Impone che talora alcuni di noi, anche su temi scottanti ed urgenti, si trovino in minoranza, mi è capitato più volte. Ma la forza di AP è stata e dovrà ancora essere quella di saper garantire e rappresentare anche le minoranze, d'altronde l'abbiamo anche nello statuto. Chi con lealtà è disposto a pensare che talora il percorso ed il valore delle persone con cui si intraprende quel percorso possano essere addirittura più importanti della vita stessa. Una forza laica, però, non deve aver timore di confrontarsi con la fede, con la religione. Una forza laica, credo, non deve mai essere laicista. In questo, nel dialogo tra laici e cattolici, tra credenti e non credenti, come insegna ad esempio l'altissima esperienza culturale del Giardino dei Gentili, credo possa innestarsi con profitto la sfida della modernità, ben più che nella contrapposizione tra destra e sinistra, ormai frutta. Non possiamo permetterci di ignorare il grande dibattito, non solo italiano ma globale, che sta fervidamente impegnando i più illustri intellettuali, tesi nello sforzo di un dialogo continuo, particolarmente fertile, mi pare, in quest'ottica, la constatazione che addirittura due mondi antitetici, come quello della sinistra storica italiana da un lato, rappresentato ad esempio dall'opera Emergenza antropologica e la dottrina sociale della Chiesa, dall'altro, con la lotta al relativismo etico,
possano trovare un saldo terreno di scambio e di dialogo. Dunque i valori laici di personaggi del calibro di Pietro Barcellona, Paolo Sorbi, Mario Tronti, gli autori appunto del testo appena citato, possono dialogare fervidamente con i valori dei credenti e con gli insegnamenti cattolici. La base su cui confrontarsi e verso la quale convergere è data proprio dall'uomo, dalla proposta, forse utopistica e provocatoria, di un nuovo umanesimo, che abbia il coraggio di porre come stella polare, anche e soprattutto dell'azione politica, non il profitto, non il capitale, non la lotta tra le classi, ma appunto l'uomo e la sua libera realizzazione. Ecco, io credo che questa possa essere una base interessante dalla quale partire per confrontarci sui modelli, sulle aspirazioni e sugli obiettivi politici di ampio respiro. L'altro caposaldo strettamente connesso al primo dovrebbe essere la meritocrazia. Tra noi sanmarinesi esistono davvero tante capacità ed intelligenze, pratiche, materiali, teoriche, astratte, imprenditoriali e commerciali. Io sogno una società nella quale siano questi meriti ad essere posti al primo posto, non rendite di posizione o tentativi omologatori e livellatori. Vorrei uscire definitivamente da una mentalità assistenzialista, per premiare chi si mette in gioco, chi osa, chi fa ogni giorno con dedizione il proprio lavoro. Questo ovviamente avendo un occhio di riguardo per chi resta indietro. Una società come la nostra non dovrebbe avere utili. Forte di queste considerazioni e di queste riflessioni, non sembrerà vuoto teatrino della politica, credo, l'interrogarsi su quale possa essere il futuro di Alleanza Popolare, per quel che ci riguarda strettamente ed anche nel rapporto con le altre forze politiche. Sono fermamente convinto che la frammentazione cui è giunto il panorama politico non solo non è utile alla dialettica democratica, ma addirittura le è di intralcio. Troppo spesso la confusione di particolarismi ostacolano un iter più spedito del confronto. Credo quindi che il nostro obiettivo debba essere quello della semplificazione, forti della nostra storia, forti della nostra identità. Credo sia venuto davvero il tempo di lavorare affinché i sanmarinesi possano trovarsi a scegliere tra due campi ben configurati. Con chi vorrei dialogare? Vorrei dialogare con tutte le persone che abbiano buona volontà e a cuore il paese. Vi assicuro che la formula che una volta dette un intellettuale, quella del consenso di tutti i buoni, non fu vana e non lo è tutt'oggi. Tradotta alla nostra realtà vuol dire, per prima cosa, rifiutare ogni deriva plebiscitaria, rifiutare la demagogia di chi vede del male in ogni proposta, senza conoscerla. Significa stare accanto ed offrire una casa a tutti quei cittadini, e sono molti, che hanno un progetto per il futuro di San Marino. Con chi condividerà questa impostazione moderata e tesa al futuro, ma ancorata alle nostre tradizioni, oltre che responsabili, credo non dovremo avere nessuna paura di confrontarci per creare una forza responsabile. In conclusione, e ho finito veramente, scusatemi se mi sono dilungato, concedetemi per un secondo solo di fare ciò che faccio normalmente, il professore. I sanmarinesi, una citazione, non sono per lo più capaci della ragione, e quelli che per avventura lo sarebbero vengono dominati dalla passione non appena adombrano un pregiudizio alla loro libertà, ha scritto il cardinale Firrao in una sua missiva a Giulio Alberoni, datata 18 aprile 1739. Forse non si accorse il Firrao di quale complimento, ovviamente voleva insultarci, di quale complimento stava facendo ai nostri padri e a noi. Noi di Alleanza Popolare siamo come quei sanmarinesi di un tempo, animati da una assennata follia, che è l'amore per il nostro paese e per la sua libertà. Quella stessa assennata follia esplicita anche nel titolo del nostro congresso, Tornare Avanti, un ossimoro che riassume bene la sfida entusiasmante che ci attende e dalla quale, sono certo, con coraggio, nessuno di noi vorrà sottrarsi. Spingere di nuovo avanti Alleanza Popolare, spingere di nuovo avanti la nostra amatissima Repubblica. Sono soltanto per un ringraziamento ulteriore che è doveroso alle persone che adesso sono con me, anzi con le quali io sono nel gruppo consigliare, perché
Qua molte persone hanno citato la propria famiglia, allora lo voglio fare anche io. Io mi ricorderò sempre il momento in cui per la prima volta mio padre mi chiese un'opinione. In quella volta ho capito di essere diventato grande, perché per la prima volta era lui che chiedeva qualcosa a me, quando io invece avevo sempre chiesto qualcosa a lui. Allora, io non scorderò mai neanche il momento in cui all'interno di Alleanza Popolare qualcuno di quelli che noi abbiamo chiamato i grandi, per la prima volta mi ha chiesto un parere, mi ha chiesto un'opinione. Ecco, quella è la volta in cui all'interno di Alleanza Popolare mi sono sentito grande. Grazie. Allora, il gruppo per la redazione della mozione conclusiva dovrebbe riunirsi. Sara Cupioli, Roberto Giorgetti, Tina Meloni, Di Tomasi, Antonella Moroni, Palmiere, rimane qui, Nicola e Alberto. Ritiratevi. Alex? Funziona? Allora, ce la fate ancora prima di tutto. No, penso che lo sforzo di oggi sia stato anche quello di dover porre l'attenzione su tante questioni estremamente importanti che sono state toccate dai diversi interventi. Per me ovviamente a quest'ora, dopo interventi così ricchi, così importanti, è ovviamente difficile intervenire. Tra l'altro, non te lo può confermare Mario, non avevo nemmeno preparato nulla, però nel corso della giornata mi sono ulteriormente riappassionato. Era un po' di giorni, che qualche mese in cui sono purtroppo a cause personali un po' fuori dalla politica. Oggi riascoltare tutti questi discorsi queste opinioni estremamente chiare e soprattutto profonde, che vanno al di là della semplice analisi, semplicistica, scusatemi la ripetizione, che purtroppo, come ha detto anche Nicola, caratterizza un po' il momento politico, non solo sammarinese, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni. Per cui mi sono appuntato alcune cose, qualche passaggio degli interventi precedenti. Innanzitutto faccio un brevissimo preambolo su quello che è stata Alleanza Popolare. Io sono entrato in AP dal 2006, l'entusiasmo era fantastico all'epoca. Poi Alleanza Popolare proveniva da un momento, da anni di storia in cui ricopriva ovviamente un ruolo estremamente diverso da quello che ha oggi. Oggi, reduce da diversi ruoli all'interno del governo, di governi molto difficili, accompagnati tra l'altro da crisi economiche, da momenti estremamente difficili, credo che hanno costretto l'Alleanza Popolare a cambiare un po', forse anche traumaticamente, la propria visione. Per cui Antonella Moroni ha detto: non ci si può più permettere di fare ciò che ci si permetteva prima. Sono scritto così. Questo è un aspetto importante. Io credo che Alleanza Popolare ha costruito la propria forza, il proprio consenso con la capacità di ascoltare le opinioni, la pancia della gente. Questa è stata la grande forza che ha permesso la crescita di Alleanza Popolare. Però poi è cambiato qualcosa, poi sono cambiati i governi, ci sono state delle situazioni in cui Alleanza Popolare, purtroppo, devo dire dei sì, ci hanno spiegato poi i nostri dirigenti le motivazioni che spesso la gente difficilmente riesce a comprendere. Allora,
sarò veramente breve. Alleanza Popolare deve assolutamente ritornare ad ascoltare la gente. Deve ascoltare la gente, i problemi reali. E quali sono i problemi reali adesso? Basta che andiamo in qualche bar la mattina quando la gente dovrebbe essere a lavorare, invece è lì che non sa cosa fare. Abbiamo queste situazioni adesso, questi sono i problemi reali. È importante fare le mozioni, è importante fare lo statuto, sono importanti le relazioni con gli altri partiti, ma la cosa principale sono queste questioni, le questioni che interessano la gente, soprattutto la gente più in difficoltà. È necessario ritornare a dare risposte a questi problemi, allora all'economia reale. Credo ci sono stati, qualcuno l'ha detto, vorrei in particolar modo, non per importanza, ma vorrei fare un piccolo focus su una questione. Io credo che il sistema sammarinese attualmente abbia un netto squilibrio tra due componenti, quella pubblica e quella privata. Io credo che ci siano delle situazioni al di là addirittura dell'anomalia, create, lo sappiamo benissimo, da anni quasi infernali, di cui oggi ne paghiamo le conseguenze. Non abbiamo più la possibilità di fare quello che potevamo fare prima. In questo senso non possiamo più permetterci di mantenere un sistema di questo tipo. Non è più possibile mantenere una pubblica amministrazione così corposa, così ingorda e così inefficiente, quando dall'altra parte, Matteo ha detto, non vogliamo creare uno scontro sociale. Esatto, non dobbiamo creare uno scontro sociale, per questo è necessario un riequilibrio. Allora, quando un settore privato, che è il vero e reale motore di uno Stato, si trova in una situazione difficilissima, è assolutamente fondamentale, necessario tendere ad un riequilibrio delle posizioni. Questo è, credo che sia, e mi auguro che sia, uno degli obiettivi del prossimo governo di Alleanza Popolare, di Alternativa Giovanile, perché altrimenti continueremo ad avere una situazione assolutamente malata, in cui la pubblica amministrazione, in cui si giungerà un giorno allo scontro sociale, non è poi così lontano, io credo, questo è il mio pensiero, però credo di poter raccogliere anche il pensiero di qualcun altro in questo. La grande difficoltà del lavoro, del mondo del lavoro oggi è incredibile. Noi, ci sono tante situazioni che fino a 5-6 anni fa sembravano fantascienza e ora invece sono reali. E come ha detto Tito prima, non pensiamo che da oggi al domani, uscendo dalla blacklist, e poi ce lo auguriamo che accada nel più breve tempo possibile, riusciremo a risolvere i nostri problemi. Allora, ora c'è un passaggio secondo me cruciale, che è quello della spending review, parola assolutamente utilizzata, ma noi, io credo che dobbiamo andare ben oltre. Dobbiamo andare oltre anche ad una riforma che noi abbiamo proposto, che abbiamo spinto, che è stata quella, la riforma della pubblica amministrazione, che è un passo storico, è un passo importantissimo, ma non è un passo sufficiente. È necessario invece che lo Stato ritorni a dare vigore all'iniziativa privata, l'ha detto Nicola e l'hanno detto anche tanti altri, Massimo ha fatto un intervento straordinario, e credo che queste sono le questioni più importanti, e sono anche le questioni, credo, che anche politicamente si possano spendere di più, e il nostro impegno, la nostra forza, le nostre energie devono essere spese in questo. Perché queste sono le risposte che vuole la gente, al di là di tanti discorsi politici. Poi, se questo possa avvenire all'interno di Alleanza Popolare, possa avvenire all'interno di un altro soggetto politico,
Questo a me, da cittadino, non interessa. Certo, da partecipante, da aderente di Alleanza Popolare, credo che sia un passaggio intelligente, anche perché può dare forza, ancora più forza. Un altro aspetto, ovviamente, sulla spesa, questioni pensioni ce ne sarebbero da dire, però siamo tutti un po' stanchi. Un altro aspetto importante che oggi ho sentito forse un pochino meno, ma in genere c'è sempre un po' meno di attenzione, è quella rispetto alla cultura. A me piacerebbe che Alleanza Popolare diventasse anche come dire, il volano di un'altra battaglia, che è quella di ricreare il senso civico all'interno della nostra Repubblica. Un passaggio, gran parte l'abbiamo fatto, sicuramente abbiamo tentato almeno di farlo, forse ci siamo riusciti più o meno, però anche in questo caso credo che ci sia un aspetto che è quello culturale, soprattutto della conoscenza della nostra Repubblica, della nostra storia, che vi sto dicendo questo perché forse il 75% dei miei amici, dei miei coetanei, non hanno assolutamente una più pallida idea del paese in cui stanno vivendo, non sanno che cosa sia successo. Io credo che questo porti e porterà nel futuro ad un ulteriore impoverimento della società e quindi di conseguenza anche della prossima classe politica. Per questo mi auguro che Alleanza Popolare, e proporrò questa cosa ovviamente all'interno anche di Alternativa Giovanile, di ritornare ad essere uno di quei movimenti che e di diventare un movimento che porti, che guidi nuovi giovani a conoscere, a far capire quello che il paese in cui siamo. Questo secondo me è un aspetto importantissimo e può essere davvero uno spirito veramente di vicinanza alla città, al paese, e credo che poi in questo il ruolo dei vecchi, tra virgolette, forse si offendono se ne dico così, no, è assolutamente determinante. E concludo perché forse è già troppo lungo di quello che pensavo. Beh, ringrazio ovviamente, un ringraziamento prima di tutto di cuore a Mario, che per me, io l'ho già detto diverse volte a lui in privato, ci tengo a dirlo davanti a tutti, perché per me lui tante volte è stato come un secondo padre, e in tante cose, sia anche dal punto di vista umano. Questa per me lui resta un punto di riferimento soprattutto politico, ma non solo. Ringrazio tutta ovviamente la dirigenza di AP, che ha fatto un grandissimo sforzo e soprattutto ne ha pagato le conseguenze nel corso dell'ultima tornata elettorale. L'Antonella, le lacrime dell'Antonella mi hanno veramente toccato prima, perché io ho percepito questo anche rivissuto, forse qualche momento di difficoltà che lei ha sentito nel corso del suo operato. E poi ovviamente un in bocca al lupo alla nuova classe dirigente, e a Fabio, che ha già cominciato nel migliore dei modi il suo lavoro all'interno di Alternativa Giovanile, e spero che Alleanza Popolare ritorni davvero a essere un forte propulsore della vita politica sammarinese. Grazie.